Hanno ascoltato con molta attenzione le parole e i racconti dei sopravvissuti, gli uomini della scorta Falcone Quarto Savona 15, Giuseppe Anselmo Lopressi, Luciano Tirindelli e il capo scorta Giuseppe San Marco, gli studenti presenti all'interno dell'aula magna del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico Ruggero VII. Una mattina particolarmente intensa, quella del 16 maggio, per i ragazzi provenienti dai diversi istituti secondari della città che hanno partecipato all'evento Capaci 30 anni dopo, iniziativa che rientra nel progetto Insieme per la legalità, memoria e impegno nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, voluto dal Comune di Caltanissetta, dall'Ufficio Territoriale Locale dell'Ufficio Scolastico Regionale e dalla Sezione Distrettuale Nissena dell'Associazione Nazionale Magistrati. È importante raccontare questa storia ai ragazzi, innanzitutto per dimostrare che non bisogna mai fermarsi al primo ostacolo e nello stesso tempo è importantissimo raccontarlo perché Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si meritano tanto, anche se purtroppo non ci sono più, anche perché hanno donato la vita per poterci dare, poter dare loro un nuovo avvenire, che ricordiamo anche i nostri colleghi, perché ognuno di noi che fa un lavoro del genere è predisposto a donare la vita per difendere un'altra persona che lo merita, cosa che ho sempre fatto io, che ho detto se devo morire, devo morire per delle persone che lo meritano, non per delle persone che vanno a riscaldare soltanto la sedia quando vanno a lavorare. E in quel momento storico c'era Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che lo meritavano. Un programma ricco di eventi, a partire da quello del Liceo Ruggero VII, passando per un quadrangolare di calcio il 23 maggio e nella stessa giornata l'incontro Frammenti di memoria al Centro Michele Abate, lì dove martedì 24 maggio invece si svolgerà un dibattito dal titolo Il pensiero di Giovanni Falcone e il ruolo della magistratura nella stagione delle riforme. Il 26 maggio invece gli studenti della città si daranno appuntamento in Corso Umberto I per il cammino della legalità, preceduto da una cerimonia commemorativa all'interno del Giardino della Legalità nel quartiere Luca. E infine l'ultimo appuntamento sarà al Teatro Regina Margherita il 7 giugno. Il liceo e la scuola Polo che ha organizzato l'intervento degli studenti per un progetto articolato. Oggi diamo inizio con questo convegno nell'aula magna del nostro liceo, ma sono presenti gli studenti di tutti gli istituti superiori, una delegazione per ciascun istituto. Chiaramente un impatto molto forte, sono state presenti all'inizio tutte le autorità civili e militari, con Sua Eccellenza il Prefetto, che ha dato il via con i saluti all'Assemblea a questo momento di ricordo, di memoria ma anche di impegno. Seguirà, è seguito il racconto, la testimonianza dei tre uomini della scorta, del capo scorta, e quindi i ragazzi sono veramente ammutoliti di fronte al racconto che si è fatto presenza. Non è solo memoria, ma è ancora qualcosa di attuale, di assolutamente forte sotto il profilo emotivo, ed è molto importante che l'emozione spinga poi all'impegno. L'obiettivo comune, quindi di ANM, Comune di Caltanissetta, dell'Ufficio Scolastico di Caltanissetta e regionale, con capofila naturalmente il Liceo Classico Ruggero VII, era esattamente quello di mettere al centro delle iniziative i ragazzi affinché potessero comunque raccontare l'eredità valoriale che comunque hanno lasciato questi magistrati e non solo naturalmente. Quindi ricordo, ma anche impegno collettivo, sinergico, affinché appunto le loro idee possano rivivere e naturalmente diciamo, essere comunque anche rivisitate alla luce del mutato contesto ambientale in cui ci ritroviamo comunque a operare.